Ciao a tutti e bentornati ad un nuovo appuntamento con la rubrica culturale Benedetta tra le righe. Dunque, riflettevo su una cosa. Come era normale che fosse, questa pandemia sin da subito è entrata nelle arti, nei vari campi della cultura. Pensiamo ad esempio alla musica, che per prima quasi ha reagito con le canzoni, con tante canzoni scritte proprio per portare il messaggio dell'andrà tutto bene. Pensiamo che anche questa frase, soltanto l'anno scorso, di questi tempi, la sentivamo molto spesso, e addirittura quanti di noi hanno appeso fuori dai balconi striscioni con appunto la frase andrà tutto bene accanto al disegno di un arcobaleno. Però in realtà la pandemia e principalmente la quarantena è entrata anche all'interno del campo dell'editoria, direi attraverso due filoni, quello scientifico e quello invece umano. In questa sede non mi voglio concentrare sul filone scientifico, proprio perché io non sarei neanche molto in grado di parlarvene, anche se in effetti un nome ve lo devo fare, ed è quello del trattato di David Quammen, che si intitola Spillover. In realtà questo è un saggio di divulgazione scientifica pubblicato nel 2014, ma scritto nel 2012, in cui appunto Quammen tratta proprio l'evoluzione delle pandemie, di come questi virus possano saltare dagli animali agli uomini. Fa una sorta di pronostico di quelle che saranno le pandemie del futuro, ed effettivamente è stato un po' appunto premonitore di quello che ci è successo durante lo scorso anno. Però, come dicevo, non mi voglio concentrare affatto sui trattati scientifici, ma più che altro volevo parlarvi dei romanzi che nel 2020, durante l'arco del 2020, sono stati pubblicati con lo scopo di parlare di storie umane, di vite. Ecco, sono almeno tre i libri che sono stati scritti nello scorso anno in Italia che mi hanno colpita, che voglio portare anche alla vostra attenzione, che hanno preso proprio come tema la quarantena e tutto ciò che ha significato in un certo senso per ciascuno di noi. Questo periodo di solitudine da una parte, ma anche di riscoperta di una parte di noi stessi. Ecco, il primo titolo a cui ho pensato è un romanzo di Massimo Gramellini, tra l'altro autore anche molto famoso, che si intitola C'era una volta adesso. E in questo romanzo il protagonista è un bambino di 9 anni che guarda con i suoi occhi innocenti quello che sta capitando attorno a lui nella primavera del 2020. E si ritrova proprio a vivere l'esperienza del lockdown con la sua famiglia. Però la sua famiglia non è una famiglia, diciamo, del Mulino Bianco, è una famiglia disgregata. Addirittura in questa sua storia, cioè, diciamo che, ecco, questo è un romanzo alla riscoperta dei legami, diciamo così, soprattutto quello tra Mattia e il suo padre, un uomo assente, anche un po' diciamo poco votato agli affetti, lasciava appunto poco spazio all'amore all'affetto per entrambi i suoi figli. E grazie a questa quarantena, tutti insieme nella stessa casa, diciamo che si creano per questi personaggi, e soprattutto per Mattia, questo bambino di 9 anni, dei nuovi punti di riferimento. Però appunto è una storia familiare, una storia che ci piace, perché entra proprio in una casa non comune, però allo stesso tempo sicuramente comune, perché potrebbe essere la storia di chiunque. E tutto questo, tutta l'esperienza di quarantena di Mattia, che si preannuncia tra l'altro favolosa, perché senza scuola e a casa a poltrire tutto il giorno, insomma,
per i bambini viene vista come una sorta di tregua dalla quotidianità, e tutto questo appunto verrà narrato come un flashback, e diventerà in realtà il contenuto di una serie di aneddoti che appunto Mattia, diventato adulto, ormai anziano e quindi nonno, regala ai suoi nipotini. Anche questo è un espediente simpatico, carino, perché un po' ci accomuna con questo bambino, e ecco la sua esperienza anche di narratore da adulto della sua infanzia ci riporta un po' alla nostra d'infanzia, quando appunto ascoltavamo i racconti dei nostri nonni. Bene, il secondo titolo di cui volevo parlarvi è un romanzo di Chiara Gamberale, che appunto si intitola Come il mare in un bicchiere. La Gamberale è un'autrice che io personalmente stimo molto, perché riesce molto bene a far interloquire i suoi personaggi con la loro anima e il loro io più profondo. E difatti ha tirato fuori durante la quarantena questo romanzo, che è davvero molto profondo ed entra nella vita all'apparenza normale di una donna qualunque, che peraltro si chiama Chiara come lei, e per raccontare come l'esperienza delle restrizioni le abbia in realtà ridato la gioia di godere di ogni istante della giornata, proprio lei che in realtà era costretta a correre sempre, finalmente prende un respiro, si ferma, e anche se lei è bloccata in casa con la sua bambina e il padre di questa bambina, si intuisce insomma che la loro storia non sia stata una storia a lieto fine, riscopre appunto questi momenti quotidiani, questi attimi, e si ferma e riflette su quella che è l'esperienza che sta conducendo, e un po' così appunto riflette su ogni momento della sua giornata, come fino ad allora non era ancora riuscita a fare. E bene, prima di proseguire e di vedere insomma cos'altro vi ho portato, ci fermiamo per qualche istante, ci concediamo anche noi una piccola riflessione come Chiara. Eccoci che rientriamo sulle note di Glicine, un brano di Noemi, in gara peraltro al Festival di Sanremo. Dunque, parlavamo dei libri, dei romanzi usciti proprio dalle storie di quarantena. Parlavamo di C'era una volta adesso di Massimo Gramellini, di Come il mare in un bicchiere di Chiara Gamberale, e adesso il terzo libro che invece, la terza proposta che volevo farvi è una raccolta di racconti firmata da vari autori italiani che in questo libro hanno voluto inserire anche solo delle riflessioni da condividere proprio con i loro lettori. E ecco il bello di questo progetto, che peraltro si intitola proprio Andrà tutto bene, è che i proventi per la vendita sono stati e verranno ancora devoluti all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, che come sappiamo comunque è stata una delle prime città fortemente colpite dalla pandemia la scorsa primavera. E l'ultima cosa di cui volevo parlarvi, l'ultimo progetto che volevo portare alla vostra attenzione, che in realtà vi consiglio vivamente di cercare anche su internet, è un progetto nato in Abruzzo. E si tratta di un fotoreportage firmato dal fotoreporter Marco Lussoso, che insieme ad un'altra fotoreporter, Faiza Xier, spero si pronunci così il suo nome, hanno vagato per i reparti Covid dell'ospedale civile di Pescara nella scorsa primavera, e hanno raccolto in questo libro testimonianza con una serie di bellissime foto la prima linea di questa battaglia appunto la scorsa primavera. E come vorrei ecco sottolineare che, come è scritto anche nel sito dello stesso fotografo Lussoso, questo progetto non si propone di evidenziare la sofferenza, quindi non è un progetto triste,
ma ecco, si specifica proprio che vuole restituire l'umanità del personale sanitario che, bardato dietro cuffie, tute, occhiali e mascherine, in realtà è proprio al servizio degli altri e li ha aiutati durante quel boom incredibile. E ecco, questo bellissimo progetto mi ha portato anche ad una riflessione, diciamo, un po' personale, quanto sia bello vedere come l'umanità si sa aiutare. In fondo questo è un po' alla base anche del nostro essere umani, proprio il sano che aiuta il malato, o meno il meno malato che aiuta il più malato, colui che sta peggio di lui. E questa è una cosa molto bella che abbiamo potuto comunque vedere nei nostri reparti, abbiamo potuto vedere in televisione e possiamo conoscere tutti i giorni attraverso le storie vere di chi ha vissuto questa esperienza. E niente, spero di avervi tenuto compagnia e con questa bella visione di umanità. Vi lascio alla programmazione di Radio Speranza e ci vediamo fra 2 settimane sempre qui su Benedetta tra le righe. Ciao!